Lì io sono stato 40 minuti, ho pagato 15 franchi. Hai pagato 15 franchi. Sì, 4 ore e 50 franchi. Avvocato, questo in Italia Fortuna, in Italia questo non succede, ringraziamo Dio da questo punto di vista che deve pagare, però esistono gli incontri protetti. Io non so adesso, non voglio entrare nella fattispecie perché non conosco la causa per cui lei intanto per 7 mesi non ha visto il figlio e poi perché lo debba vedere con incontri protetti. In Italia quando questo accade è perché c'è una situazione di sospensione della potestà genitoriale, perché ci sono atti gravi che sono stati commessi contro il Cioè, deve bambino. essere successo qualcosa di Certo, importante, noi abbiamo perché tu parlato non più necessariamente. volte, Non no, però abbiamo necessariamente. parlato, Che bello, no, non scusa. necessariamente Per gli perché incontri protetti? a volte basta fabbricare una falsa accusa di Certo, pedofilia sicuramente, o però di scusa. violenza che l'avvocato avalla perché l'avvocato deve dare per scontato che quello che dice il suo o la sua cliente Certo. sia vero e a quel punto parte l'informativa al Tribunale dei Minori e vengono gli assistenti Diciamo sociali. per, Un po' di pressione, esatto, per sì. i separati e per i divorziati, cioè i separati e i divorziati non saranno a pagare la nuova imposta sulla casa coloro che sono i proprietari della casa, ma bensì chi abita quella casa, Chi cioè vive? c'è il diritto di abitazione che va E sopra il credo diritto che di sia proprietà. un decreto maschilista qualcuno. No, non è un decreto maschilista, è semplicemente una fotografia Giustamente chi della sta lì. realtà. Io su Facebook ho scritto IMU e divorziati, non più cornuti e mazziati. Adesso, al di là della rima, Quindi al di là adesso della rima e della l'IMU battuta. a pagarla sarà chi ci vive. Ma scusatemi, abbiate pazienza. In Italia la legge prevede che non ci sia un genitore prevalente e invece i giudici cosa fanno? 9,9 volte periodico su 10 affidano il bambino alla mamma anche quando c'è un papà che chiede questo. Automaticamente la casa coniugale, indipendentemente dalla proprietà, va al genitore che è collocatario del figlio, che anche questo non è previsto dalla legge. Dunque certi giudici e certi avvocati stanno stravolgendo la legge, perché non esiste il genitore collocatario, la legge non lo prevede. È vero, avvocato, il Questo è nostro avvocato vero, questo è Maccaroni. vero, però Okay. No, non è vero nel purtroppo, senso che non la voglio vedo. Per cui a questo sovrappormi, però. punto, che cos'è maschilista? Il fatto che il padre a questo punto non paghi più l'IMU che avrebbe dovuto pagare come seconda casa, perché nel caso del signore ha la residenza da un'altra parte, per cui figurava come seconda casa. A me sembra una legge equa. Se poi ci sono le professioniste della discriminazione, le suffragette, le nazi femministe che beh, sono Addirittura. nazi A votare femministe. questa legge erano soltanto 4 donne, se non Speriamo sbaglio, rispetto al resto dei. Ma no, scusate, non è una questione di misoginia o meno, è una questione di Problemi pari. con le donne, Tiberio? No, no. Si innamorerà sicuramente. Non è un, qui è E un farà un problema, figlio. abbiate pazienza, qui è un problema di pari dignità sociale. Io vorrei sapere se è